Buongiorno, buona domenica, pace e bene a tutti da Padova, dalla sede dell'Arciconfraternita di Sant'Antonio di Padova. Domenica un po' grigia qui a Padova, ma cerchiamo di illuminarla con la parola di Dio, la scaldiamo anche con il fervore della nostra preghiera. Ci ritroviamo insieme qui dalla sede e con gli amici che eventualmente ci stanno seguendo attraverso il collegamento internet. Lo facciamo dopo una domenica nella quale non è stato possibile realizzare il momento di collegamento, ma certamente non è mancata la possibilità di restare uniti nella preghiera, nella ripresa delle varie attività pastorali, compresa anche quella dell'Arciconfraternita. In questa settimana abbiamo celebrato diverse cose belle. Lunedì la festa di tutti i santi e quindi un bellissimo ricordo anche per il nostro santo, Sant'Antonio, nella comunità dei santi. Il giorno successivo il ricordo di tutti i nostri cari defunti. Era bello quindi oggi riprendere, prima poi della messa delle ore 10 in Basilica, questo momento insieme di preghiera per i nostri defunti, che è sempre una bella attività della pietà cristiana che ci mette in relazione con chi ci ha preceduto nel cammino della fede e che certamente veglia su di noi. Lo facciamo quindi con il cuore grato a Dio per questi fratelli e queste sorelle che certamente ci hanno dato tante testimonianze di fede nella loro vita. E se per caso qualche fratello e sorella non è stato proprio così luminoso, ecco che allora la nostra preghiera di intercessione è una cosa veramente gradita a Dio, nonché appunto alle anime di queste persone. Grazie alla disponibilità del sito internet, chi non l'avesse fatto può scaricare anche la pagina contenente i testi che ci servono per la preghiera di questa mattina. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. Cantiamo insieme l'inno con un tono salmodico molto semplice. O Re d'immensa gloria, fatto uomo per noi, tu vincesti la morte. Nell'esodo pasquale affrontasti il nemico per liberare gli uomini. O Cristo Redentore, guida da morte a vita chi spera nel tuo nome. Quando verrai per le nozze, fa che ognuno ti attenda con la lampada accesa. Accogli i tuoi fratelli nel regno dei beati per la gloria del Padre. A te Gesù sia lode, al Padre e allo Spirito, nei secoli dei secoli. Amen. Possiamo sedere. Proseguiamo la nostra preghiera con il Salmo 129, un salmo bellissimo, intimo, nel quale il salmista si mette proprio di fronte a Dio con questo incipit solenne: dal profondo a te grido, o Signore, ascolta la mia voce. È la preghiera forse più intima, più profonda, che nasce nel cuore di ogni uomo, anche nel momento della fatica, della difficoltà, nel momento in cui la nostra umanità sembra essere così vulnerabile di fronte a tante situazioni fisiche o anche sociali, psicologiche. È l'uomo proprio che si sente in qualche modo anche un po' solo di fronte a Dio. Ma guardando un Dio che è Padre, riconosce appunto come Dio può intervenire nella vita personale, magari attraverso anche tante mediazioni di fratelli e sorelle che ci sono vicino. Preghiamo questo Salmo, appunto il Salmo 129, ripetendo insieme il ritornello. L'anima mia spera nella tua parola, Signore,
perché presso di te è la misericordia e il perdono. Insieme. L'anima mia spera nella tua parola, Signore, perché presso di te è la misericordia e il perdono. Dal profondo a te grido, o Signore. Signore, ascolta la mia voce. Siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia preghiera. Dall'anima mia spera nella tua parola, Signore, perché presso di te è la misericordia e il perdono. Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi potrà sussistere? Ma presso di te è il perdono, perciò avremo il tuo timore. L'anima mia spera nella tua parola, Signore, perché presso di te è la misericordia e il perdono. Io spero nel Signore, l'anima mia spera nella sua parola. L'anima mia attende il Signore più che le sentinelle l'aurora. L'anima mia spera nella tua parola, Signore, perché presso di te è la misericordia e il perdono. Israele, attenda il Signore, perché presso il Signore è la misericordia. Grande è presso di Lui la redenzione. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. L'anima mia spera nella sua parola, Signore, perché presso di te è la misericordia e il perdono. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. L'anima mia spera nella tua parola, Signore, perché presso di te è la misericordia e il perdono. Proseguiamo la nostra preghiera e riflessione con un brevissimo brano tratto dal Nuovo Testamento. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi. Non vogliamo lasciarvi nell'ignoranza, fratelli, circa quelli che sono morti, perché non continuate ad affliggervi come gli altri che non hanno speranza. Noi crediamo infatti che Gesù è morto e risuscitato. Così anche quelli che sono morti, Dio li radunerà per mezzo di Gesù insieme con Lui. E così saremo sempre con il Signore. Confortatevi dunque a vicenda con queste parole. Il brano che è appena stato proclamato sembra forse anche un po' banale o semplice alle nostre orecchie. Merita però di essere valorizzato ricordando alcune cose che forse possono sfuggire o non sono note. Bene, la prima lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi è considerata in maniera unanime da tutti gli esegesi, da tutti gli studiosi degli testi della Sacra Scrittura, come il primo testo del Nuovo Testamento apparso cronologicamente nel tempo. Cosa voglio dire? Voglio dire che se noi apriamo la nostra Bibbia, entriamo nel Nuovo Testamento, ovviamente troviamo prima i quattro Vangeli, per il loro valore preziosissimo, e poi troviamo la raccolta delle lettere, raccolta che viene fatta secondo un certo criterio, che non è quello cronologico. Allora, spiego meglio. Questo testo che abbiamo ascoltato è un testo antichissimo, anteriore alla composizione anche dei Vangeli, che come sapete sono stati composti verso la fine del primo secolo, appunto ovviamente dopo Cristo. E questa è una cosa molto interessante, perché ci testimonia, diciamo così anche a livello archeologico, la passione di San Paolo e dei primi apostoli, che comunque dovevano annunciare la fede. E ancor prima che i testi canonici dei quattro Vangeli potessero essere completati e resi proprio così, diciamo, definitivi dalla Chiesa. Questo cosa significa? Significa che
benché ci fossero certamente già delle raccolte di alcuni detti di Gesù, il racconto di alcuni miracoli, di grandi segni, la fede antica è passata attraverso questa testimonianza vivacissima degli apostoli e di molti discepoli di cui non conosciamo il nome, che avevano questo grande zelo nel annunciare la nuova fede. Anzi, se volete un piccolo compito per casa, provate a leggere a casa la prima lettera ai Tessalonicesi, è anche relativamente breve, e lì vedete la preoccupazione di San Paolo, che è proprio documentata, che dice: beh, dobbiamo fare presto perché il Signore sta tornando. L'idea della parusia, della fine dei tempi, era percepita da San Paolo e dai primi discepoli davvero come un tempo molto prossimo. Oggi noi, dopo circa 2000 anni, siamo qui che giustamente ancora attendiamo questo compimento e ringraziamo Dio di essere parte di questa storia di attesa. Ma al tempo di San Paolo c'era questa grandissima passione. Tant'è che se poi leggete la seconda lettera ai Tessalonicesi, vedete che Paolo manifesta un certo imbarazzo dicendo: effettivamente la parusia non c'è ancora stata, quindi ci sono quelle espressioni, dico, quindi adesso chi deve lavoro, lavori, e tutti si occupino delle loro cose, santamente, ma con un certo imbarazzo perché sembrava che invece tutto avesse dovuto già compiersi. Perché allora è importante quello che abbiamo ascoltato? Perché avete sentito che c'è il cuore dell'annuncio della fede. E il cuore dell'annuncio della fede non è basato su una tavola morale di insegnamenti di Gesù. No, è proprio il cuore della fede annunciare Gesù Cristo, vero Dio, vero uomo, morto e risorto. Non vogliamo lasciarvi nell'ignoranza, fratelli, circa quelli che sono morti, perché non continuate ad affliggervi come gli altri che non hanno speranza. Ecco, io credo davvero che quanto abbiamo vissuto questi 2 anni, e Dio ci salvi, non si ripeta anche in questo inverno, ossia una situazione davvero dove quella che noi chiamiamo anche con un certo affetto nella fede, sorella morte, comunque ha visitato in maniera molto drammatica la nostra umanità e purtroppo magari anche le nostre famiglie. Ecco, questa mancanza di speranza forse si è rivista un'altra volta. Chi non cresce nella fede con una certa costanza, oppure si è un po' allontanato dalla fede perdendo i riferimenti, ecco che nasce questa angoscia, questa mancanza di speranza sul senso della morte, e soprattutto se è una morte così ingiusta, così illogica e sappiamo bene anche così drammatica. Quanti hanno vissuto questa situazione che ancora ha lasciato una ferita profondissima di vedere un caro uscire di casa per salire su un'ambulanza e non tornare più, ma nemmeno la possibilità di vederlo, di stargli vicino. Tutte cose che sappiamo benissimo, ma è giusto ricordare, perché sembra che sia passata un'era geologica, era l'altro ieri, e ancora adesso qualcuno pensa che tutto questo sia una falsità. Mamma mia. Ecco, noi dovremmo, io spero di dire a voi qui presenti e anche agli amici che sono a casa, noi abbiamo una speranza, che certamente non toglie il dolore. Il dolore di Maria sotto la croce, il dolore delle donne sotto la croce, il dolore degli amici di Gesù, quelli che non sono fuggiti da sotto la croce, è un dolore immane. Il dolore della perdita di una persona cara è immane. E questo forse rende ancora più credibile la nostra fede, che mette un Dio che è veramente morto per noi, e in quel modo lì che ben conosciamo. Quindi non si è risparmiato nemmeno una morte così atroce e dolorosa. Lui sa, lui ha sperimentato che cosa significa morire anche in un modo doloroso quando si realizza. Noi però appunto abbiamo questa speranza perché crediamo che Gesù è morto ed è risuscitato. Vi vorrei ricordare che chi sta scrivendo, Paolo, non è stato testimone oculare di questi eventi. E questa è una cosa che a me piace sempre ricordare, perché
Talvolta si pensa, ah, beati loro gli apostoli, loro sì che potevano credere, no? Perché loro c'erano, hanno visto, ma io cosa posso credere? Chi sono io per credere? Ecco, Paolo è uno che ha fatto certamente un'esperienza spirituale fondamentale nella conversione, ma non ha visto, non era intorno alla tavola per l'ultima cena. Paolo è cresciuto nella fede trasmessagli dagli apostoli. È diventato un super apostolo, anche se gli diceva non lo sono, importantissimo, ma anche lui ha fatto un'esperienza di fidarsi di ciò che gli è stato raccontato da testimoni oculari. E questo trasmesso nei secoli è quello che stiamo sperimentando tutti noi, anche oggi. E quindi è bello ricordare che questo uomo così radicato nella fede, questa grande conversione, questa grande capacità di non temere anche le cose più difficili che gli sono state proposte dalla vita per annunciare Gesù Cristo Signore, ecco, anche questo uomo comunque non era testimone oculare. Penso che ce lo renda molto più familiare e amico nella situazione proprio del cammino della fede. E quindi è nella fede che lui ha ricevuto questo annuncio e nella fede sente di doverlo trasmettere. Così anche quelli che sono morti, Dio li radunerà per mezzo di Gesù insieme con lui. Qui ci sarebbe moltissimo da parlare nel riferimento a tanti testi antichi dell'Antico Testamento, della Prima Alleanza, nella quale già si parla di un momento conclusivo, riepilogativo dell'esperienza dell'umanità, rappresentato da quel banchetto, per esempio, di Isaia, su un alto monte dove tutti i popoli si raduneranno perché vedranno davvero l'unico grande Signore. L'idea del radunarsi ed essere nella gioia, nella festa. E qui San Paolo certamente è in questa linea, perché ancora una volta pone questo bellissimo segno dell'idea del radunarsi. Allora nasce questa cosa bella. La Chiesa, ecclesia, assemblea, vive una fede che è una fede personale, ma si vive nella comunità. Nell'allenarci, nel crescere insieme, comunitariamente, nel radunarci, impariamo poi la via per essere radunati dal Signore, al suo cospetto, per dare pienezza alla nostra esistenza. Credo che sia estremamente suggestivo questo, no? Perché effettivamente il momento della mia morte, della morte, è personale. Per quante buone persone avremo la fortuna di avere insieme, speriamo, oppure no. Ma nella anche individualità di questa esperienza, la speranza cristiana, la storia cristiana, ci parla sempre di una proiezione, di una dimensione comunitaria. Comunitaria che nasce prima, nella mia esperienza vivente, e un comunitaria che si realizza dopo, dopo la mia morte corporale. Anche qui credo che ci siano dei temi interessanti che potrebbero essere sviluppati in tante persone che sentono la fatica di credere, perché molto spesso, lo sappiamo, sono fondamentalmente sole. Diciamolo sottovoce, magari anche un po' qualche volta disgustate da alcuni atteggiamenti che hanno ricevuto da alcune comunità cristiane non proprio accoglienti o selettive o altre cose. Lì c'è sempre il peccato. Ma nonostante questo, certamente c'è sempre la possibilità di un riscatto, di riconoscere che ci sono anche bei percorsi virtuosi che davvero ci sostengono nella fede. E poi questa affermazione lapidaria, e così saremo sempre con il Signore. Alla fine, qui vedete che non si parla di purgatorio, inferno, paradiso, ma si parla davvero del cuore della questione. Essere sempre con il Signore. Allora forse lunedì, quando abbiamo festeggiato tutti i santi, l'indicazione che ci viene da questa fonte della santità è pensare Sant'Antonio di Padova, San Francesco, tutti i santi che vi piacciono, come quelle persone che ci dimostrano che già nella vita presente possiamo cominciare ad allenarci. Quest'anno l'Italia ha vinto tutto,
ci alleniamo per stare con il Signore. È molto bella questa continuità, che certamente di là sarà in una dimensione che credo per noi sia davvero impronunciabile, non c'è parole per descriverle, ma qui cominciamo già a conoscerla e possiamo descriverla. Infine, confortatevi dunque a vicenda con queste parole. Paolo ha fatto la sua missione, ha detto ciò che doveva dire, però lascia un impegno, lascia un compito per me e per tutti noi. Confortatevi dunque a vicenda con queste parole. Parlatene, non abbiate paura. Sì, qualcuno poi ci prenderà in giro, ma cosa serve andare in cimitero, ma qua, là, a meno che poi ci sia una durezza di cuore così tale che uno non voglia nemmeno avere un momento di pensiero buono, no? Per i propri cari, ma ci sono anche queste cose, lo sappiamo. Ma parliamone, parliamone, perché parlandone almeno qualcuno che non è così duro di cuore, ma si sente appunto, come dicevamo prima, un po' emarginato, intuisce che magari in me o in te che stai ascoltando in questo momento c'è una persona disponibile per parlarne. Non dobbiamo convincere nessuno. Però confortiamoci e dunque a vicenda, siamo qui per pregare per i nostri defunti, e parliamone, senza paura. Che forse gettiamo davvero un seme di speranza, un seme di luce a chi, ancora ferito gravemente da qualche lutto grave, si sente davvero emarginato e distante da un'esperienza di riconciliazione con Dio. Presentiamo con fede le nostre preghiere a Dio, che è Padre di misericordia. Rispondiamo insieme dicendo: Dio della vita, ascoltaci. Dio della vita, ascoltaci. O Padre, Dio della vita, ricordati di tutti, di coloro che abbiamo ricordato e di tutti coloro di cui non abbiamo fatto particolare memoria, che hanno lasciato questo mondo con la fede gloriosa. Dona il riposo alle loro anime, ai loro corpi, ai loro spiriti. Preghiamo. Dio della vita, ascoltaci. Dio nostro, salvali e rendili degni della gioia che nel seno di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, dove risplende la luce del tuo volto, dove sono banditi i dolori, le angosce e i gemiti. Preghiamo. Dio della vita, ascoltaci. Padre nostro, non imputare loro alcuna colpa, non entrare in giudizio con i tuoi servi, poiché nessuno essere vivente è giustificato al tuo cospetto, e perché nessun uomo sulla terra è immune da peccato. Non il solo nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, per il quale anche noi speriamo di ottenere misericordia e il perdono dei nostri peccati e di quelli dei nostri defunti. Preghiamo. Dio della vita, ascoltaci. Dio nostro, dona riposo alle loro anime, cerca le nostre e le loro colpe commesse davanti a te, involontariamente o volontariamente, coscientemente o incoscientemente. Dona il riposo, rimetti, perdona i peccati volontari e involontari commessi coscientemente o incoscientemente con parole, opere e omissioni che il tuo santo nome conosce. Preghiamo. Dio della vita, ascoltaci. O Padre, accordaci una fine cristiana senza peccato e riunisci ai piedi dei tuoi eletti quando vorrai, dove vorrai, come vorrai, senza dover arrossire dei nostri peccati.
perché anche in ciò, come in tutte le cose, sia molto lodato e glorificato il tuo nome santo e benedetto, il nome di nostro Signore Gesù Cristo e dello Santo Spirito. Preghiamo. Dio della vita, ascoltaci. Ci alziamo. Ti preghiamo, Signore, per tutti i parenti, amici, benefattori e conoscenti che nel corso di quest'anno ci hanno lasciati, per coloro che in vita hanno avuto fede in Te, che in Te hanno riposto ogni speranza, che Ti hanno amato, ma anche per coloro che di Te hanno faticato a capire e che Ti hanno cercato in modo sbagliato e ai quali infine Ti sei svelato come veramente sei, misericordia e amore senza limiti. Fa, o Signore, che veniamo un giorno tutti insieme a fare festa con Te in Paradiso. Per Gesù, immagine del Tuo volto, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. E preghiamo ancora una volta, come tutti i fratelli e le sorelle che ci hanno preceduto, con la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome. Venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Prima di concludere, come sempre, il bel segno della benedizione del pane di Sant'Antonio, uno strumento semplice, quasi banale, che però ci permette di incontrare le persone, di richiamare un segno di benedizione nelle famiglie e nello stesso tempo anche uno strumento di carità per raggiungere le persone in difficoltà. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il Signore sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Signore Gesù Cristo, degnati di benedire questo pane, come hai benedetto i cinque pani nel deserto, e concedi a quanti se ne ciberanno con fede di ottenere, per intercessione di Sant'Antonio, soccorritore dei poveri, di essere sempre fortificati dal tuo aiuto. Per Cristo nostro Signore. Concludiamo con questa bella preghiera di Sant'Antonio, riferita proprio al momento del trapasso, del nostro raggiungere al Signore. E guardate che bellezza, Sant'Antonio per questo tema si affida, secondo questa tradizione cristiana antichissima, proprio a Maria, che nel momento appunto della nostra morte ci possa essere vicina. Preghiamo insieme. Ti preghiamo, o nostra Signora, o nostra speranza, Tu che sei la stella del mare, brilla su di noi, sbattuti dalle tempeste di questo mare del mondo, e guidaci al porto. Nel momento del nostro passaggio, difendici con la Tua presenza consolatrice, affinché, senza timore, possiamo uscire dal carcere del corpo e meritiamo di salire lieti al gaudio infinito. Ce lo conceda colui che hai portato nel tuo grembo benedetto, che hai allattato alle tue sacre mammelle, a lui sia onore e gloria nei secoli eterni. Amen. Il Signore sia con voi. Per intercessione di Sant'Antonio e di tutti i santi, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore restiamo nella pace. Un saluto caro sempre agli amici che hanno scelto di seguirci questa mattina.